di incentivi per quanto riguarda l'acquisto delle auto, ma servono ad esempio gli ammortizzatori sociali, altrimenti 25.000 lavoratori l'anno prossimo perderanno il posto di lavoro. Sono partiti anche loro da Pomigliano d'Arco per arrivare a Napoli, dove, come in altre piazze di capoluoghi italiani, da Torino a Bari, è andata in scena l'altra protesta dei lavoratori Stellantis e di altre aziende dell'indotto. Il motto è l'automotive merita di più. Così i lavoratori iscritti a FISMI, CGIL, Metalmeccanici e Associazione Quadri si sono ritrovati in Piazza Carità, nonostante la pioggia caduta copiosa sin dalle prime ore del mattino. Le tre organizzazioni hanno poi consegnato nelle mani del prefetto Michele Di Bari un documento in cui si sottolinea l'importanza di interventi immediati per rilanciare il settore automotive e sostenere i lavoratori coinvolti. Richieste indirizzate a Stellantis, all'Unione Europea e al governo italiano. Abbiamo bisogno che tutte le forze di questo paese in questo momento lavorino nella stessa direzione. Quindi se si va verso l'elettrico, le aziende sono anche pronte a produrre l'elettrico, ma quello che serve sono in questo momento le infrastrutture e c'è bisogno in questo momento di ulteriori incentivi perché l'auto elettrica in questo momento costa troppo. La transizione energetica mette in condizione un calo di vendite delle automobili che va combattuto e va sostenuto con delle azioni anche del governo, con più cassa integrazione e sicuramente una cassa integrazione detassata.